veramente messo nella seconda parte. Stiamo facendo una grande partita da tutta la squadra. Buccia, facciamolo stare. È Pinocchio. Diamogli il premio perché sta dicendo delle bugie e poi domani escono sui social e quindi evitiamo. Allora, un bacio Maria Francesca, quello te lo consegno. Allora, al di là, fermi un attimo perché con Luca chiaramente voglio scambiare una parola importante, perché lui deve capire quello che è il premio Marulla. Penso che l'abbia capito questa sera partecipando a questa serata di Cosenza nel cuore. Gigi è rimasto nel cuore di Cosenza e tu devi capire quanto è importante e quanto Cosenza capisce quando un ragazzo dà il cuore per questa maglia. Infatti la cosa più gratificante al di là di tutto nel calcio è l'affetto della gente, alla fine, è quello che ti rimane, alla fine è quello che ti fa capire che tu hai lasciato il segno e che hai fatto il tuo dovere, anzi hai fatto anche qualcosa in più, perché non si ricevono tutti i giorni dei premi. Io sono orgoglioso ed emozionato di ricevere un premio intitolato a Gigi Marulla, che ha fatto la storia di questa città e di questa società. E ripeto, l'affetto delle persone è la cosa che ti resta e che ti lascia il segno, al di là di tutto, di soldi, di gol, di assist, di prestazioni, e l'affetto della gente che ti fa sentire gratificato e ti fa alzare la mattina, che tu ti puoi guardare allo specchio, diciamo. Il vincitore del terzo premio Gigi Marulla, Luca Palmiero. Questo è Luca Palmiero, facciamo subito le foto, pubblichiamole, perché Luca mette una firma su qualcosa di importante, il Cosenza Calcio. Luca Palmiero! Facciamo vedere un po' da tutti, facciamo le foto. Che è partenza.